La mala suerte mette dunque KO anche il tank atalantino, con Dennis out per almeno 3 settimane dopo il grave infortunio occorso a Marilungo, attacco titolare che deve ripartire da zero nella prossima gara contro il Bologna, nella quale troverà necessariamente spazio Gabbiadini, che peraltro si è ben comportato nella parte finale della gara di San Siro contro l'Inter. Sicuramente è un periodo veramente sfortunato, perché abbiamo avuto tanti, tanti infortuni e purtroppo abbiamo avuto degli infortuni anche seri. Vedere da Brighi, ma soprattutto Guido e Cape, che il Cape ancora di più, insomma, che innanzitutto facciamo un in bocca al lupo. E su come esorcizzare questa stagione nella quale l'infermeria la fa da protagonista, le ipotesi sono delle più fantasiose. Andare a Lourdes forse no, però io non sono per niente scaramantico, per cui io sale queste cose io non ci credono. Sicuramente ti portano delle problematiche, però io penso che veramente mai come nel nostro gruppo possiamo sopperire a certe assenze, perché abbiamo le qualità proprio morali oltre che qualità calcistiche. E tra le tante difficoltà c'è comunque una certezza, la difesa, che nel girone di ritorno sta reggendo alla grande, soltanto 2 gol subiti nelle ultime 7 partite e a San Siro 3ª gara consecutiva esterna con porta di consigli inviolata. Ci tengo a sottolineare che comunque se la difesa non prende gol è merito anche di altri reparti, vuol dire che il centrocampo è messo bene sugli esterni, che gli attaccanti difendono, insomma. Per cui per me il merito va sempre diviso con tutta la squadra. Domenica lunch match alle 12:30 al Comunale contro il Bologna. Sì, è una partita fondamentale, come ce ne aspettano altre più avanti e come ne abbiamo fatte anche altre prima in altre situazioni. Abbiamo sempre dimostrato di essere un gran gruppo e di cavarcela, per cui sono sicuro che sarà così anche questa volta dal punto di vista dell'impegno. E chi giocherà sono sicuro che darà il massimo.